Continuano le finali maschili nella provincia di Padova. A Legnaro, in un palasport gremito in ogni ordine di posto, Volley Eagles, Astra Volley, Pallavolo Padova e Silvolley Tre Baseleghe, già sicure dell'accesso alla fase regionale, hanno dato vita alle sfide che hanno deciso il primo e il terzo gradino del podio del torneo Under 15. La meno combattuta delle due, e anche la più in attesa, è stata quella per il terzo posto, dove la Pallavolo Padova, grande favorita della vigilia per il titolo, ha regolato per 3-0 senza troppi problemi il Volley Eagles, che confida in un progetto a lungo termine per scalare le gerarchie provinciali. Nel prossimo futuro comunque riusciremo e cercheremo di apportare dei miglioramenti tecnici, soprattutto perché oggi abbiamo visto un divario fra le prime tre e noi, e questo è un duro lavoro che ci prefiggiamo nei prossimi tre anni. Serenità in casa Pallavolo Padova, il cui terzo posto corona in ogni caso una splendida stagione tra atleti e allenatori. I ragazzi sono stati bravi, il campionato è stato un bel campionato, tirato, sono cresciuti molto fino adesso e niente, i ragazzi si comportano bene, crescono sempre di più, io vedo, seguo anche un po' gli allenamenti e insomma prevedo anche buone cose, sono sempre in crescita e vedo anche che più avanti potranno fare anche molto bene secondo me. A seguire si è svolta anche la finalissima tra Astra Volley e Silvolley, un match vissuto a fasi alterne che però si sono concluse a favore dell'Astra Volley, giustamente vincitore per 3-1. Rammarico in casa Tre Baseleghe, dove tutti sono consci di non essere riusciti a esprimersi al meglio. Nella partita di oggi siamo mancati un po' sulla fase della battuta, muro e difesa. E rispetto al solito noi non siamo una squadra alta, quindi puntiamo molto sulla battuta e sulla ricezione. Quest'oggi soprattutto la battuta non ha funzionato come funziona di solito. Mentre per quel che riguarda l'attacco sono abbastanza soddisfatto dei ragazzi, e anche per quel che riguarda la ricezione non è andata malissimo. Ovviamente ci aspettavamo un po' di più da quello che è la nostra prestazione, i nostri obiettivi. Purtroppo dall'altra parte della rete c'era una squadra degna di vincere. Comunque noi abbiamo un po' sprecato nella ricezione e forse anche nella battuta. Adesso aspetta la fase regionale e dobbiamo mettere il massimo in ogni punto, in ogni set, in ogni partita. Puntiamo a fare il meglio che possiamo e arrivare il più lontano possibile. E trionfo per l'Astra Volley, in attesa semifinalista e capace invece di aver ragione di avversari dal grande blasone. Io credo che il nostro punto di forza in assoluto sia l'attacco, però nelle partite così, nelle finali, quello che conta di più è la grinta, il cuore che ci si mette, il mordente, e sicuramente è quello che, su cui abbiamo puntato noi. Siamo molto soddisfatti per questo titolo, era l'obiettivo diciamo principale a inizio stagione, arrivare in finale, vedere cosa si riusciva a fare. Abbiamo per fortuna vinto. Abbiamo giocato bene, anche stati bravi il Silvolley, e per le regionali speriamo che di andare più avanti possibile. Archiviate ormai Final Four e stagione regolare, i due allenatori finalisti hanno già l'obiettivo puntato sulla tappa successiva del loro percorso, le fasi regionali. Guardando chi ci è capitato, abbiamo una fase regionale molto tosta, perché la prima classificata di Vicenza è una bella squadra. E la terza di Treviso giocano domani, dovrebbe essere la Piave Volley, che è una bella squadra, e quindi abbiamo due belle partite toste, ma del resto chiunque a questo livello è una bella squadra. La nostra fase regionale vedremo, perché un paio di anni fa sempre con questo gruppo siamo arrivati secondi contro Sisley, ci siamo giocati la finale, speriamo di fare bene, un po' meglio magari quest'anno. Un grande spettacolo! Un grande evento dove il volley giovanile maschile
ha messo in mostra tutti i suoi migliori prospetti per il futuro. Noi come comitato provinciale di Padova siamo molto molto contenti perché le finali Under 15 hanno dato lustro di grandissimi futuri campioni. Se i ragazzi si mantengono così, veramente ne sentiremo parlare. La finale Astra contro Silvelli è stata molto emozionante, con uno scambio lunghissimo al secondo set. Come movimento siamo ancora di più contenti perché sono stati quattro finaliste veramente alla pari, se la sono giocata, e averne così tante è veramente un piacere. Quindi complimenti ai giovani e agli educatori e alle società di Padova, Rovigo e Venezia. E allora facciamo i nostri complimenti alle squadre per i risultati che stanno ottenendo, ma soprattutto per la grande attività di base e di radicamento sul territorio delle loro società.